Ma non c'erano solamente nei repertori, non ci sono nei repertori della musica da ballo solamente canzoni, brani, valzer, mazurche, polche, così di ritmo allegro. Ci quelli un po' più romantici. Sì, qui bisogna risalire ancora alla grande capacità che aveva, secondo Casadei, di aggiornarsi nelle cose. E oltre al valzer, polka, la mazurka, che erano balli ormai di tradizione della musica da ballo romagnola, inserì gradualmente anche altri ritmi. Abbiamo visto per esempio un bes in bicicletta, queste che movimenti allegri, sì, normalmente, cose che convolgevano, sì, e soprattutto anche canzoni un po' dolci, romantiche. Lui inserisse anche il tango. Il tango, ecco, il tango, che era una danza moderna per quell'epoca. E vietata. Era anche vietata. Era un po' scandalosa. No? Era un po' osè. Quindi la dedichiamo, questa canzone che arriverà, agli innamorati. Magari facendo qualche nome. Abbiamo qualcuno che vuole essere... Insomma, dimmi un nome che ti viene in mente. A chi possiamo dedicare? Un nome che ti viene in mente. Non ti viene in mente nessuno? No, ma... Ce l'ho, me lo tengo. Ce l'ho? Maria. A chi? A Maria. Maria. Sì, perché Maria. Allora, il primo che gli è venuto in mente, però. Primo che gli è venuto in mente, Maria. Perché non dovete sapere una cosa molto interessante, molto bella, se vogliamo, no? Vi dissi prima che Casadei era innamoratissimo di sua moglie. Sua moglie gli voleva un bene da matti. Credo che si sia visto nel video, c'era la parte, sì, sì, dove lui andò a suonare, sì, sì, il, sì, giorno, sì, del matrimonio, no? e lei rimase a casa ad aspettarlo, eccetera, no? Lui gli dedicò un'infinità di composizioni, circa una ventina. Vi leggo alcuni di questi titoli, cioè ci elenchi 20 titoli di pezzi? No, molto meno. Ah, ecco. Per dire Maria, questo non avevamo dubbio. Maria Rosa, Piccola Maria, Mariolina, Dolce Maria, Cara Maria, Marinita, Marilù, Mariolina, e potrei continuare fino a 20. Marietta Mariuta. Credo che non abbia mai scritto un'Ave Maria, però. Però c'è un fatto molto interessante, divertente. Scrive in un suo diario, e siamo nel 1923, lui era un ragazzino, poco più, no? Aveva già studiato musica, e il parroco del paese lo invitava, aveva messo su un complessino per la chiesa e c'erano dei cantanti durante le funzioni, lo invitò a scrivere qualcosa, e lui dice proprio: io scrissi un bel andante in tre quarti, ma questo andante prese una tale velocità che tutti in chiesa dicevano zoom, ta, ta, zoom, ta, ta, zoom. E il prete mi mandò il sacrestano a dire di smetterla per favore, altrimenti tutta la chiesa si metteva a ballare. Questo è dal diario di secondo Casadei, 1923. Veramente cose molto belle, molto belle. Allora, per arrivare a dire anche, il titolo della canzone che facciamo ascoltare è Appassioneda, ed è il titolo anche di questa serata che stiamo vivendo veramente bene questa sera insieme. Ecco, Appassioneda. Violini. Appassioneda, appassioneda, come una volta la mi burdela sotto la lona la sfabase, e tempo passa, i costi cambia, ma la sua bocca è sempre quella appassioneda come una volta. Thank you.
appassionata, appassionata, sempre più bella. La mi bordella, sotto la luna, la sfabasè. Il tempo passa, i costi cambia, ma la sua bocca è sempre quella, appassionata, come una volta. E tempo passa, i costi cambia, ma la sua bocca la è sempre quella, appassionata, come una volta. Caschetto. Complimenti. Li conosceremo poi dopo.